È un grande artista e un'ottima persona. Dov'è? Paolo Iannacci. Ciao. Grazie, grazie di essere qui. Grazie a Allora, voi. io ti è piaciuto il dibattito, ti è interessato? Sì, poi sono andato in camerina a cambiarmi, quindi le ultime cose non le sentite, Però parlo di voi non sinceramente. interroghiamo, non No, interroghiamo. non mi interrogate, per piacere. Senti, io so che tu sei un grande sperimentatore, soprattutto ti piace. Quindi Sì. noi volevamo chiederti come prenditi cura di noi stasera, in che modo, come lo farai? Allora, io ho assistito agli eccellenti oratori prima, mi sono messo lì ad ascoltare un po', e devo dire che nonostante nessuno si possa sostituire al dolore dell'altro, però c'è un tema fondamentale che ci coinvolge, e specialmente anche in questa mia piccola parentesi, cioè che tutti noi abbiamo un ruolo fondamentale nella cura dell'uno verso l'altro, perché basta veramente poco, ho scoperto, basta una carezza, un sorriso, una battuta di spirito al momento giusto che possono, e tutte queste cose possono far cambiare magari semplicemente la giornata o dare un aiuto che sembra piccolo, ma può essere fondamentale in quel momento. Quindi io cercherò di prendermi cura di voi stasera con la mia musica, ma soprattutto voi vi prenderete cura di me con la vostra attenzione, con il vostro rispetto, quando con la vostra energia che io sento quando c'è un ascolto, specialmente in un luogo così bello, così raffinato. E quindi, nonostante questa impossibilità, quindi, di sostituirsi al dolore, però abbiamo questa grande forza nelle piccole cose. E una serata come questa, dove si può finalmente parlare liberamente e ascoltare delle eccellenze che ci raccontano anche come ci si può arrivare alla possibilità di essere aiutati e di aiutare, secondo me è fondamentale. Grazie, Grazie a voi. grazie. Paolo Iannacci.
Thank you.
Paolo Iannacci. Grazie. Senti, so che non ti piace presentare le canzoni, però sarà che io ho una certa predilezione per i papà medici, sapendolo. Sì, va bene. Allora ti chiederei, perché nella prossima canzone c'è tanta cura? C'è la cura di vedere anche le persone invisibili. Sì, beh, hai già detto tutto tu. Io faccio questo. Avete capito, no? Sì, beh, ovviamente. Non abbiamo neanche detto il titolo, ma avete capito. No, va bene. Io infatti stasera volevo fare questo brano perché è venuto automatico a tutti, che è Il portale scalo del tennis, che è un po' il brano che racchiude un po' tutto lo stile del papà. E lui ha detto, qual è il brano che ti può rappresentare? Lui ha detto, beh, se devo proprio fare un sunto, è Il portale scalo del tennis. Ed è una cosa che così mi inorgoglisce molto farlo, perché è un continuare a far ascoltare un repertorio che io, insomma, che mi piace, di cui sono convinto, e sono convinto che piaccia anche a chi non ha mai magari ascoltato o sentito, no, questo brano. E quindi questo è il primo punto, che mi piace farlo, continuare a farlo e continuare a proporlo. E poi è uno di quei brani che il papà aveva costruito, aveva fatto, osservando una realtà che a volte era un po', ecco, tuttora è una realtà scomoda, perché quando vediamo uno che sta male ci vergogniamo, ci dà fastidio, ci viene paura che potremmo essere o diventare per un problema, magari avere gli stessi suoi problemi, no? E allora c'è questa paura, c'è questa... Che credo che sia una cosa umana, no? È un errore umano, è una cosa che non ha nessun... non credo che ci siano colpe. Però qual è la chiave di volta? Credo che sia accorgersi che questa persona è viva, intanto, primo. Poi ha bisogno, magari ha bisogno solo di un, come ho detto prima, di una parola gentile, perché bisogna capire chi, come i clochard, come un certo tipo di barboni, ha deciso di intraprendere una via così difficile per qualche suo problema o per qualche sua scelta. E poi appunto capire che c'è questa problematica, e già capirla abbiamo cominciato a prenderci cura di noi stessi, perché a dire, ma questa persona ha dei problemi, come potrei aiutarla? Posso aiutarla? No, però almeno so che potrei fare qualche cosa. E in questo sono piccoli modi di vita che possono renderci migliori. Ecco, io sto cercando di fare questo anche con mia figlia e con me stesso. So che è difficile, però insomma io ci provo. Ed è bello che questa canzone sia diventata una canzone simbolo di Milano. Grazie a tutti, la conclusione più bella, Paolo Iannacci. Che scusè, ma mi vuoi raccontare? Scusate, ma vorrei raccontarvi una storia di un mio amico che era andato a fare un bagno. Un mio amico che era andato a fare un bagno su strada per andare all'idroscalo. Era lì, e l'amore lo colpì.
del portaviscar, del tennis. Él parlava di Pierlu, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Na, 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 el portaviscar del tennis, el gavadoci de boom. Era il primo mena via, perché l'era un barbù. Un bel dì, che l'andrei a parlare di per lui. L'ha vista passare, bianca e rossa, che pareva il tricolore. Le stavo più di parlare, e portava i scar del tennis, e parlava di per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Da, 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 portava i scar del tennis, e che aveva due occhi di boom. Era il primo mena via, perché l'era un barbù. L'altro è sotto un match di cartoon, che a guardare e pareva nessuno. Cantuca, e pareva che il dormiva a sa stare, lascia stare che la roba dei barbù. E portava i scarpe del tennis, parlava di per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Da, 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 portava i scar del tennis, il gavadoci de boom. Era il primo mena via, perché l'era, perché l'era un barbù. Grazie.